La ringrazio signora Presidente e saluto la sottosegretaria qui presente. Oggi portiamo all'attenzione di quest'Aula una vicenda che sta allarmando in modo molto forte quella che è la comunità fabrianese e più in generale la regione Marche in cui si intrecciano le storie appunto della città di Fabriano e del gruppo Fedrigoni. La città di Fabriano che dal XIII secolo in modo ancora più forte a partire dal 1700 con la fondazione delle cartiere emiliani, cartiere appunto dedicate alla produzione della carta, ha intrecciato fortemente quello che è il suo nome e la sua storia con la produzione della carta. Fabriano, che è riconosciuta universalmente come città della carta e della filigrana, che ha ottenuto riconoscimenti importanti e prestigiosi negli anni per questo motivo e che nel 2013 si è vista attribuire proprio grazie alla artigianalità e all'importanza di questa produzione l'attribuzione di città creativa UNESCO. La carta Fabriano, con più di 760 anni di storia all'attivo, è una parte fondamentale del Made in Italy e del patrimonio culturale italiano ed lo è non solo per la commercializzazione ovviamente in tanti angoli del mondo di questo prodotto, ma anche perché ogni anno viene scelta da studenti, da artisti, è la carta Fabriano, è il luogo delle innovazioni dei maestri cartai ed è il luogo appunto che rappresenta il nome che rappresenta la carta, come ha ricordato il titolo del Consiglio Comunale Aperto, l'oggetto del Consiglio Comunale Aperto che si è tenuto lo scorso 12 ottobre proprio a Fabriano. Fabriano è la carta e la carta è Fabriano, in un binomio inscindibile che appunto a partire dal 2002 si è unito a quello di un altro gruppo storico nella produzione di carte speciali, che è la Fedrigoni S.P.A. Fedrigoni S.P.A. che proprio nel 2002 aveva acquistato dal poligrafico dello Stato quelle cartiere emiliani che rappresentano una parte così significativa di storia della città, investendo tra l'altro in maniera significativa su questo comparto e su questo settore. Poi nel luglio del 2022 il fondo BC Partner Bain Capital ha sottoscritto un accordo per il controllo di Fedrigoni Group e la creazione, che ha portato appunto alla creazione di quella società da cui prende il titolo la nostra interpellanza, che è la società 1264, Giano 1264, 1264, a cui proprio sono stati assegnati gli stabilimenti di Rocchetta e di Fabriano per la produzione della carta d'ufficio. Questa breve premessa storica e non solo, anche relativa alla produzione che ha riguardato quel territorio, è importante e fondamentale perché ci colloca proprio nella situazione che quegli stabilimenti, i lavoratori, quella città sta vivendo in questi giorni, proprio perché dopo ripetute voci di corridoio, indiscrezioni che si sono succedute nei mesi passati, proprio poche settimane fa la Fedrigoni Group ha annunciato l'intenzione di voler chiudere il 31 dicembre di quest'anno, tra pochissime settimane in questo caso, la società Giano, e questo comporterà inevitabilmente la chiusura degli stabilimenti appunto di Fabriano, di Rocchetta e il coinvolgimento di 195 lavoratori tra impiegati, operai, ma non solo 195, i 195 sono quelli relativi appunto allo stabilimento, ai settori produttivi coinvolti, ma inevitabilmente questo produrrà un effetto a catena molto grave e preoccupante su tutto quello che è l'indotto che opera e che lavora intorno agli stabilimenti, e appunto dal 1 gennaio 2025 rischia di andare in liquidazione il ramo che produce carta per l'ufficio, su cui secondo l'azienda appunto i margini di profitto sono meno redditizi, non assenti. Quindi è una differenza non secondaria che ci tengo ad evidenziare. Tra l'altro questa decisione si colloca anche in un quadro abbastanza confuso e complesso. Confuso perché la stessa Fedrigoni ha ammesso la produzione, il management ha espresso appunto, l'ha dichiarato candidamente, mi viene da dire, la sua volontà, il tentativo che è stato fatto anche nei mesi passati di cedere addirittura gli interi, escluso lo stabilimento di Sassoferrato, l'intera produzione
produzione che quel gruppo ha nelle Marche, producendo delle conseguenze. Ovviamente non si è realizzato per mancanza di acquirenti questo progetto, ma ovviamente non fa ben sperare, nonostante le rassicurazioni che a parole in queste settimane si sono succedute, che la stesso gruppo aziendale, con una comunicazione devo dire burocratica, ha espresso anche nel corso, intervenendo non di persona ma mandando una mail, in questo caso una nota che è stata letta nel corso dello scorso Consiglio Comunale. Appunto, la proprietà sostiene di voler continuare a mantenere l'investimento nella carta e nelle Marche, soprattutto come un asset strategico, ma da una parte lo vende e dall'altro, dietro una cortina fumogena, mi verrebbe da dire, non esplicita quelle che sono le sue reali intenzioni. E voglio dare atto in questa sede il fatto che le istituzioni, non solo il Consiglio Comunale, la città di Fabriano, il Comune di Fabriano, ma le istituzioni regionali e anche quello che sappiamo nazionali, e oggi appunto chiederemo alcune precisazioni al Governo, si siano e si stiano muovendo, proprio perché nello scorso mese di settembre si è tenuto un primo incontro tra la Regione Marche e l'amministrazione comunale di Fabriano. Il 7 ottobre si è svolto un incontro tra la Regione Marche e le rappresentanze sindacali, tra le stesse rappresentanze sindacali e il gruppo, in questo caso i rappresentanti del gruppo Fedrigoni. L'assessore regionale Aguzzi ha peraltro manifestato la disponibilità dello stesso ministro Urso, a fronte della richiesta inviata dal presidente della Regione Acquaroli, di voler convocare un tavolo. Quello che di concertazione con la proprietà, con i sindacati, cosa che noi riteniamo importante, che è stato ribadito unanimemente da tutte le forze politiche, a livello, e lo continuerà ad essere, a livello regionale come a livello di amministrazione locale. Quello che però veniamo a chiedere questa mattina con l'interpellanza che abbiamo presentato è porre innanzitutto l'attenzione su quello che è un tema non solo locale ma nazionale in questa sede, proprio per le conseguenze che la chiusura di quell'investimento produttivo così importante rischia di avere su un territorio, quello del distretto fabrianese, che in questi ultimi anni ha subito contraccolpi economici molto importanti, perché voglio citare soltanto la crisi della ex Merloni, che è stata oggetto tra l'altro di dichiarazione di area di crisi complessa e di un programma peraltro di reindustrializzazione che è ancora in atto, la crisi relativa ad Elica che è stata risolta ma presenta tuttora delle problematiche molto importanti, eventuali problematiche che sono legate alla Beko Europe e all'indotto, a un altro gruppo industriale su cui appunto ora si scarica, mi viene da dire, questa ulteriore grave crisi. I sindacati hanno riportato quelli che sono i dati occupazionali, le conseguenze occupazionali che questi anni di crisi economica grave hanno prodotto su quel territorio, uniti tra l'altro a un altro evento come è stato quello del terremoto del centro Italia nel 2016. Fabriano fa parte del cratere sismico, come fanno parte gli altri comuni dove hanno sede gli stabilimenti, Castel Raimondo, Pioraco, nella parte tra l'altro tra le più colpite proprio da quel sisma. E proprio riguardo alla situazione occupazionale si registrano in quell'area circa 3.700 disoccupati, di cui 2.400 sono over 45 e 900 di essi non percepiscono neanche l'indennità mensile appunto di disoccupazione NASPI. È chiaro che è un'emergenza di cui il governo deve farsi carico in questa sede. Noi oggi vogliamo da un lato sollecitare la convocazione quanto prima di quel tavolo di concertazione al Ministero, quanto prima perché? Perché il prossimo 24 ottobre si terrà un nuovo incontro tra la proprietà e i sindacati e sarebbe molto importante che la proprietà si rendesse conto dell'attenzione, dell'importanza con cui il governo segue quella che è una crisi aziendale locale e nazionale allo stesso tempo, che non può essere in alcun modo trascurata. E il primo obiettivo che a nostro avviso deve essere raggiunto proprio da quel tavolo di concertazione è quello di avere il tempo necessario per poter valutare effettivamente quelle che potrebbero essere delle prospettive anche occupazionali alternative ulteriori. Lo stesso ordine del giorno che è stato approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale di Fabriano ne individua alcune, ma non solo, quelle anche che
Il gruppo Fedrigoni continua a ventilare, senza però dare poi prova concreta di quelli che possono essere i suoi investimenti in questo caso. E prendere tempo vuol dire superare quella che è la scadenza del 31 dicembre del 2024, in cui è prevista la chiusura appunto del licenziamento dei dipendenti, perché non è una scadenza credibile per poter avviare qualunque tipo di soluzione, appunto, di piano industriale o la messa in atto di qualunque tipo di prospettiva, appunto, occupazionale. Noi riteniamo che questi siano i primi urgenti obiettivi di cui il governo deve farsi carico in questa sede. Riteniamo tra l'altro che sarebbe molto importante che in quella sede di confronto tra i sindacati e la proprietà fosse coinvolta anche l'amministrazione comunale di Fabriano, proprio perché quella crisi economica non ha un rilievo solo finanziario, come il gruppo Fedrigoni sembra rappresentare, ma ha un rilievo produttivo, economico, sociale, per i contraccolpi che rischia davvero di produrre in un territorio che è già provato e privato anche molto spesso di opportunità economiche e produttive. Proprio perché Fabriano non resti solo semplicemente nel titolo, la città della carta. Quello è un marchio che viene utilizzato, tra l'altro, dal gruppo Fedrigoni in ogni sede, nelle boutique anche che vendono quel prodotto così prestigioso e importante. Fabriano non è solo un comune, non è solo una città importante e storica, appunto, della regione Marche e del nostro paese. È appunto anche la carta in questo caso. E quindi non si può dimenticare tutto questo, e proprio oggi cogliamo l'opportunità di questa interpellanza insieme al collega Curti, che marchigiano come me l'ha firmata, e insieme anche a tutti i colleghi del gruppo parlamentare del Partito Democratico, a cominciare dalla nostra capogruppo Chiara Braga, che ha sottoscritto appunto questo atto. E approfittiamo, appunto, attendendo la sua risposta, anche per esprimere da questa sede la nostra vicinanza e solidarietà a tutti i lavoratori e le lavoratrici che erano presenti sabato mattina a Fabriano, erano appunto per ascoltare, per rivendicare con le rappresentanze sindacali, con i rappresentanti politici di tutti i partiti di maggioranza e di opposizione, proprio per poter rivendicare un'attenzione e una strategia, soprattutto, non basta l'attenzione, è chiaro, una strategia produttiva, in questo caso importante, su quel territorio. Quindi confido nella risposta, in questo caso, da parte della sottosegretaria, perché oggi sia solo un punto di partenza, questo è ben chiaro a tutti, ma lo sia effettivamente, si parta in questo caso, e su questo da parte della politica non c'è nessuna volontà di dividersi. È stato rimarcato in ogni sede, anche a livello regionale, lo ribadisco in questa sede nazionale, perché non lo meritano i lavoratori, non lo merita quel territorio che ha già pesantemente pagato anni di crisi e crisi economica, sociale e produttiva, e che quindi in questo momento richiede fortemente attenzione, investimenti e prospettive anche e soprattutto future di crescita. Grazie onorevole. La sottosegretaria per le imprese e il Made in Italy, Fausta Bergamotto, ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie Presidente, ringrazio l'onorevole Irene Manzi per la descrizione di un quadro estremamente complesso e purtroppo reale della situazione che insiste su quel territorio. E per venire all'interpellanza odierna, l'industria cartiera, è stato detto, è una delle grandi manifatture del Made in Italy, e la carta Fabriano è senz'altro il simbolo della qualità nazionale di questo settore, come rappresentano proprio gli onorevoli interpellanti. Ed è notizia di questi giorni, tuttavia, la decisione del gruppo Fedrigoni di far cessare dal 1 gennaio 2025 ogni attività commerciale e produttiva della Giano SRL, che si occupa del business della carta per ufficio, con conseguenze negative per i 195 lavoratori coinvolti, concentrati nei due stabilimenti di Fabriano e di Rocchetta. Tale decisione, inoltre, avrebbe un impatto negativo sull'intero indotto. Essa, infatti, insisterebbe su un territorio già provato sia da altre crisi industriali, nonché dal sisma del 2016-2017. Per tale ragione, appresa tale decisione, abbiamo
avviato immediati contatti con il Presidente della Regione Marche e ci siamo mostrati sin da subito disponibili a convocare un tavolo di concertazione con tutte le parti interessate, al fine di seguire l'evoluzione della situazione e individuare ogni possibile soluzione a questa situazione di crisi, valutando anche le iniziative proposte dagli onorevoli interpellanti. Il citato tavolo è stato convocato per il prossimo 4 novembre e sarà presieduto direttamente dal Ministro Urso. Al momento informo che si stanno tenendo incontri in loco tra azienda e organizzazioni sindacali. Due incontri si sono tenuti l'8 e il 9 ottobre, come lei ha già anticipato. Il prossimo è previsto esattamente per il 24 ottobre e i competenti uffici del Ministero stanno dunque monitorando l'evoluzione del confronto tra le parti in raccordo con le organizzazioni sindacali. Sentito anche il Ministro del Lavoro sulla vicenda, rappresento inoltre che il Comune di Fabriano è incluso tra i territori dell'area di crisi industriale complessa del gruppo Merloni. L'accordo di programma per la disciplina e l'attuazione degli interventi di reindustrializzazione di quest'area di crisi è stato rinnovato il 3 maggio di quest'anno, 2024. Per i lavoratori che ricadono in quest'area di crisi industriale complessa, pertanto, sono anche previsti ammortizzatori sociali in deroga, ammissibili quando l'impresa non possa ricorrere ad altro trattamento di integrazione salariale previsto dalla normativa. Il Ministero del Lavoro al riguardo ha fatto sapere che la società ad oggi non ha richiesto la cassa integrazione guadagni straordinaria per area di crisi complessa. Pertanto posso assicurare il massimo impegno da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy a intervenire in questa situazione a tutela della produzione e dei posti di lavoro della società Giano 1264 e di tutto il suo indotto, come pure della manifattura italiana della carta. Grazie. Grazie, sottosegretaria. La deputata Manzi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interpellanza. Prego, onorevole. Ringrazio la sottosegretaria, mi dichiaro parzialmente soddisfatta e ci tengo a spiegare il perché in questo caso, perché colgo ovviamente con favore il fatto che sia stata stabilita una data, l'interpellanza è stata depositata la scorsa settimana prima anche dello stesso Consiglio Comunale aperto in cui appunto si sollecitava da parte del Ministero la fissazione di una data di incontro del tavolo con la proprietà, con le parti sociali, però purtroppo il 4 novembre rischia di essere nella orizzonte temporale del 31 dicembre di quest'anno davvero molto in là come scadenza, anche alla luce dell'incontro che si terrà la prossima settimana, il 24 ottobre. Quindi il nostro auspicio è che si tenti di anticipare questo incontro già fissato per un motivo molto semplice: la proprietà deve avvertire in modo molto chiaro e netto il fatto che non si possa chiudere da un giorno all'altro una realtà meno redditizia. Ci tengo ancora una volta a dirla, perché nelle logiche, capisco che nelle logiche produttive di un fondo internazionale contano appunto i livelli di redditività degli stabilimenti, ma quegli stabilimenti occupano persone e occupano famiglie in questo senso, e quindi non si può essere in alcun modo indifferenti come appunto dietro queste eventuali ulteriori investimenti che vengono richiamati dal gruppo Fedrigoni, senza sapere però quali effettivamente saranno, quali saranno gli impegni concreti che lo stesso si intende porre e prendere rispetto a quel territorio. Noi siamo molto preoccupati e ci teniamo appunto a ribadirlo in questo senso, perché l'obiettivo fondamentale e primario che a nostro avviso deve essere raggiunto in questo momento è spostare in avanti la scadenza del 31 dicembre, che rischia davvero di essere un colpo mortale inferto a quel territorio, perché se si chiude il 31 dicembre rischiano in realtà anche di allontanarsi qualunque tipo di impegno, di investimento, il fatto peraltro da lei ricordato, e la ringrazio anche per le ulteriori verifiche effettuate presso il Ministero del Lavoro, che la società non abbia fatto alcun tipo di richiesta, diciamo che fa
pensare che non ci sia in realtà un grande interesse o attenzione per quell'area. Invece è necessario appunto che questo avvenga, è necessario, e cito proprio quelle che sono le parole anche di quell'ordine del giorno che è stato approvato sabato scorso all'unanimità dal Consiglio Comunale. È importante da un lato appunto che siano definite in modo chiaro quelle che sono le alternative industriali a cui il gruppo Fedrigoni fa riferimento, perché queste alternative non siano semplicemente degli slogan, appunto una cortina fumogena dietro cui ci si nasconde in attesa del 31 dicembre. È importante quindi il confronto rinnovato con le parti sociali, sarà importante il 24 ottobre prossimo, lo continuerà ad essere, soprattutto perché a queste considerazioni dovrà accompagnarsi che cosa? La valutazione di ogni intervento possibile per salvaguardare l'occupazione in quel territorio. L'ordine del giorno appunto del Consiglio Comunale di Fabriano peraltro ha fatto riferimento non soltanto appunto alle alternative che debbono essere offerte dal gruppo Fedrigoni, anche al possibile coinvolgimento del poligrafico dello Stato e della Banca d'Italia, a cui guardano appunto, si guarda comunque come una delle alternative possibili da considerare, appunto su cui anche il governo dovrà valutare ogni strada possibile, che parta appunto da una presa chiara di responsabilità da parte della proprietà, che deve rendersi conto di quello che è l'impatto devastante che questa crisi rischia di produrre su un territorio. Abbiamo ricordato in quest'aula pochi giorni fa Francesco Merloni, che a Fabriano lega e continua a legare la sua famiglia appunto alla storia di questa città. Ecco, quella città rischia davvero di essere ulteriormente travolta da questa crisi economica. Quella città e quel territorio, quell'area di crisi complessa che lei stessa ha ricordato. E quindi è importante che ci sia una presa in carico in quel tavolo di concertazione. Auspichiamo ancora una volta in questa sede che si possa anticipare quella data del 4 novembre, che è fondamentale appunto rispetto alla scadenza del 31 dicembre. Ottenuto questo, sarà necessario ovviamente evidenziare ogni possibile soluzione per quel territorio e ogni possibile soluzione anche per quell'area, verrebbe da dire, che in cui Fabriano rientra, che è l'area del cratere sismico, in questa sede, ma sono orizzonti ovviamente di più lungo periodo per quella questione nazionale, mi verrebbe da dire, che riguarda quel sisma del centro Italia e quei territori che sono stati colpiti dal sisma del centro Italia. C'erano state appunto delle proposte anche avanzate dal gruppo del Partito Democratico relative all'estensione, per esempio, delle misure legate alla ZES anche a quel territorio, o altri tipi appunto di decontribuzione valida per il Mezzogiorno, perché sta scivolando purtroppo quelle crisi produttive, la crisi finanziaria legata a Banca Marche, producendo a cascata un effetto domino che rischia di travolgere appunto quelle comunità che sono ben rappresentate, Fabriano in particolar modo, da quella bellissimo documentario del 1958 appunto, che era intitolato La città, era trasmesso dalla RAI, La città dei maestri cartai, che era stato girato nelle allora quartiere emiliani che oggi appunto sono state ricomprese dal gruppo Fedrigoni. E quindi noi continueremo, e concludo, a seguire attivamente a livello locale come a livello nazionale, con l'amministrazione comunale, con la Regione Marche, gli esiti del tavolo e della crisi, proprio perché oggi in realtà si tratta un primo punto, ma di una lunga strategia che deve essere messa in atto e che noi riteniamo necessaria e fondamentale per salvaguardare quelle comunità, per salvaguardare il diritto al lavoro di quei lavoratori e delle loro famiglie, in questo caso che c'erano quel giorno e che hanno ribadito con forza l'attenzione delle istituzioni appunto rispetto a una crisi sociale, economica. C'era anche l'arcivescovo di Camerino e Fabriano che ha molto fatto leva su quanto sia stato impoverito socialmente quel territorio. Penso che siano considerazioni su cui come rappresentanti delle istituzioni non possiamo non riflettere, di cui non possiamo non farci carico. Quindi ecco il motivo della mia parziale soddisfazione, e ringrazio comunque la sottosegretaria per essere qui a rispondere al nostro atto, e spero appunto che potremo continuare a
avere questo proficuo confronto, anche facendo da tramite ovviamente alle rappresentanze locali che osservano, politiche e istituzionali che osservano e che si fanno anche queste parti attive appunto rispetto a una soluzione concreta di quella crisi economica, di quella crisi occupazionale in cui in questo momento, su cui il futuro appunto sembra di essere molto fosco, e speriamo invece che le nuvole si diradino e portino a degli esiti importanti e significativi per la città di Fabriano. Grazie. Grazie onorevole. Passiamo all'interpellanza urgente numero 2454, presentata dai deputati Iaria ed altri, che ad oggetto iniziative volte a garantire la sicurezza e la regolarità del trasporto ferroviario alla luce delle criticità emerse negli ultimi mesi anche attraverso la realizzazione degli interventi previsti dal PNRR. Chiedo al deputato Iaria se intende illustrare. Sì, grazie Presidente. Prego. Grazie Sottosegretario. Allora, noi abbiamo una rete ferroviaria che si estende per circa 19.700 chilometri. 13% è gestito da operatori regionali e il restante 87% da Rete Ferroviaria Italiana. 87% tra l'altro è una strana coincidenza, perché è la percentuale che il ministro Salvini passa a fare campagna elettorale invece che occuparsi delle infrastrutture e trasporti. Quindi da questo punto di vista abbiamo già questo primo dato. Gli investimenti del settore ferroviario, che chiaramente non sono ascrivibili a questo lavoro di questo governo, ma sono ascrivibili al lavoro dei governi precedenti, in particolare al governo Conte, sono ingenti. Abbiamo quasi 191 miliardi tra dispositivo per la ripresa e resilienza, pacchetto di assistenza React-EU, e abbiamo 39 miliardi direttamente da utilizzare con i fondi del PNRR. Ripeto, fondi del PNRR che devono essere spesi entro il 2026. In questo periodo abbiamo visto che, questi primi due anni abbiamo visto che da questo punto di vista noi non vediamo una sorta di coordinamento e non vediamo nemmeno una trasparenza nella gestione di questi investimenti, trasparenza almeno anche solo pubblicazione dei dati o anche capire a che punto siamo. E infatti rileviamo che il coordinamento tra gli attori istituzionali e lo stato avanzamento dei lavori sembra un certo aspetto fumoso. E poi abbiamo tutta una serie di problemi che non sono nuovi, ma che da quest'estate hanno caratterizzato tutta la nostra rete ferroviaria italiana. Problemi che sono legati a incidenti che riguardano la sicurezza ferroviaria e la sicurezza anche dei lavoratori in ambito ferroviario. Abbiamo il famoso guasto alla linea, al cavo elettrico con la colpevolizzazione del chiodo, e piuttosto ancora più grave la colpevolizzazione dell'operaio che lavorava nell'impresa che in teoria avrebbe bloccato tutta la circolazione ferroviaria del nodo di Roma Termini, Roma Tiburtina del 2 ottobre. Noi in questi incidenti, tra l'altro che su cui chiaramente si farà luce, abbiamo visto soltanto un tentativo da parte del governo di uno certo scarica barile e abbiamo anche dimostrato una certa debolezza a livello anche internazionale sul fatto della nostra capacità di gestire le nostre infrastrutture, specialmente nell'ambito della coordinamento e nell'ambito delle operazioni legate alla sicurezza, tra l'altro, del trasporto stesso. Abbiamo anche l'ART nel 2024 ha registrato 10.000 interruzioni di linea, con un aumento tra l'altro anche complessivo rispetto agli anni precedenti, e quindi da questo punto di vista noi vogliamo chiedere, prima battuta, poi sono proprio curioso della replica del Ministero, se non pensate che sia adesso necessario essere più chiari e produrre un report trimestrale su i progetti del PNRR a rischio, il loro stato avanzamento lavori e a che punto siamo. Se non è meglio cominciare a pensare di avere un coordinamento anche con la protezione civile, i sindaci di principali città del territorio che magari hanno, che gestiscono, che amministrano i comuni in cui ci sono nodi ferroviari importanti, per coordinarsi in caso di problemi come magari quello del 2 ottobre, e se abbiamo anche un'idea di come gestire in maniera più sicura i problemi di sicurezza ferroviaria. Grazie onorevole. Il sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti, Tullio Ferrante, ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie. Signor Presidente, onorevoli colleghi,
Per il miglioramento delle prestazioni e dell'accessibilità del servizio ferroviario, il MIT ha individuato delle precise linee di azione, fra le quali segnalo la piena realizzazione dei corridoi europei TEN-T, il potenziamento e l'estensione dell'alta velocità, il miglioramento delle reti regionali, interregionali e dei nodi ferroviari delle città metropolitane, il potenziamento dei collegamenti di ultimo miglio con aeroporti, porti e terminali merci. Per la realizzazione degli interventi necessari all'attuazione di tali linee, è stato avviato un numero significativo di cantieri per interventi di manutenzione e lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete, la cui concentrazione ha determinato anche inevitabili disagi per gli utenti. Si tratta di interventi necessari per avere infrastrutture ferroviarie con elevati standard di sicurezza e per offrire al Paese una rete sempre più accessibile, performante, affidabile e veloce. Per quanto attiene alle iniziative per garantire la sicurezza dei trasporti ferroviari, rappresento che con il recente aggiornamento del contratto di programma parte servizi 2022-2026 MIT-RFI approvato dal CIPES lo scorso 1 agosto, sono stati aumentati gli stanziamenti per l'anno 2024 da 2,2 miliardi a 2,8 miliardi di euro per la sola attività di manutenzione dell'intera rete ferroviaria. Al fine di garantire la disponibilità dell'infrastruttura in condizioni di sicurezza e di affidabilità, il gestore della rete ferroviaria assicura interventi manutentivi di diverso tipo. La manutenzione ordinaria è svolta prevalentemente dal personale di RFI al fine di mantenere la piena efficienza degli impianti e delle apparecchiature. Nel quadriennio 2020-2023 sono state eseguite circa 60 milioni di ore di manutenzione ordinaria, pari a circa il 65% delle circa 93 milioni di ore di manutenzione svolte in totale nel periodo di riferimento. In merito agli interventi di manutenzione straordinaria, segnalo che nel primo semestre del corrente anno è già stato effettuato il rinnovo di 710 chilometri di binari, di 615 deviatoi e terminati 50 interventi manutentivi su ponti e gallerie, a fronte della previsione di rinnovo dei 1150 chilometri di binari e 950 deviatoi e a fronte della previsione di effettuare 120 interventi su ponti e gallerie. Alla manutenzione ordinaria e straordinaria si aggiunge quella eccezionale, che si rende necessaria nei casi in cui eventi imprevedibili rendano indispensabili interventi per garantire la sicurezza nell'esercizio ferroviario. RFI ha comunicato di aver attuato un nuovo modello organizzativo per la cui implementazione ha avviato un mirato processo di formazione professionale dei lavoratori impiegati nelle attività manutentive e un importante piano di assunzione di personale specializzato. In riferimento ai progetti in corso, la cui scadenza è prevista entro il 2026, l'attività di monitoraggio degli stessi è stata effettuata costantemente dalle strutture del MIT, nel rispetto delle disposizioni previste dal piano per il monitoraggio dell'avanzamento fisico, procedurale ed economico degli investimenti e delle riforme attraverso l'alimentazione continua delle informazioni necessarie anche sui siti istituzionali a ciò dedicati. Rammento che in occasione della revisione complessiva del PNRR approvata dal Consiglio dell'Unione Europea l'8 dicembre del 2023, il MIT, all'esito di un'intensa
verifica ha provveduto ad individuare gli interventi i cui cronoprogrammi non erano nelle condizioni di conseguire milestone e target del piano. In conclusione, in riferimento all'ultimo quesito posto, rappresento che dal 2008 la stretta collaborazione fra il gruppo FS ed il Servizio Nazionale della Protezione Civile, composto fra gli altri dai vigili del fuoco, dalle forze armate, dal volontariato di protezione civile e dallo stesso gruppo FS, è disciplinata da convenzioni sottoscritte con il Dipartimento della Protezione Civile e con le articolazioni territoriali della stessa. Tali accordi, gestiti per tutto il gruppo dalla struttura di security della FS italiane, prevedono la reciproca collaborazione nella gestione di eventi emergenziali derivanti da rischi naturali ed antropici che possono interessare il trasporto ferroviario e stradale. Grazie. Grazie, sottosegretario. Il deputato Iari ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Prego, onorevole. Grazie. Non possiamo ritenerci soddisfatti e se posso motivare lo farei anche in maniera molto breve, ma la risposta alla nostra soddisfazione sta già nel primo punto citato dal sottosegretario, cioè il fatto che vi siete occupati in particolare di un nodo della rete TNT che è il ponte sullo stretto, cioè l'attraversamento stabile dello stretto di Messina. E lo dico perché questa opera che ha drenato, oltre aver drenato risorse del nostro bilancio, ha anche drenato tempo e attività per andare a lavorare sull'infrastruttura più importante che era legata alla nostra rete ferroviaria, che era mettere a terra i soldi del PNRR. Quindi da questo punto di vista lei giustamente ha snocciolato delle cifre che, essendo cifre così asettiche, non danno però il senso del problema in cui ci troviamo. Noi sapevamo che i soldi del PNRR andavano spesi nel 2026 e abbiamo un governo che è in carica da 2 anni. Quindi la prima cosa che doveva fare questo governo, specialmente per quanto riguarda i nodi ferroviari, era quella di coordinare subito i lavori tra manutenzione ordinaria e progetti del PNRR per poter riuscire a essere efficace in modo da portare a casa il risultato. Nella rimodulazione che avete fatto del PNRR, sempre anche in parte legata al dirottamento di fondi per il ponte sullo stretto, avete tolto anche tutta una serie di soldi alle regioni, fondi di coesione, sempre per le infrastrutture ferroviarie, in particolare Sicilia e Calabria. Quindi da questo punto di vista avete lavorato, quello che dicevo prima come battuta, più per la campagna elettorale di un ministro che per veramente lavorare sulla nostra rete. E tra l'altro anche, permettetemi, anche all'interno vostro sapete che ci sono delle problematiche molto importanti sulla nostra rete ferroviaria. Tra l'altro, in occasione di una votazione alla Camera molto importante, è stato detto a tutti i membri della maggioranza, uscito fuori sull'articolo di giornale, che è meglio non prendere il treno per arrivare in tempo. Quindi capite che anche voi siete al vostro interno, e non potete dirlo pubblicamente, consci che il ministro delle Infrastrutture e Trasporti non sta lavorando bene in questo campo. Noi abbiamo appena udito in Commissione Trasporti anche l'amministratore di RFI, il quale giustamente è stato usato un po' come capro espiatorio per dire appunto ci sono tutta una serie di interventi, che il problema di Roma è una roba che si è risolto più o meno, ma il tema di fondo sta nella responsabilità politica. Noi non possiamo perdere l'occasione di non spendere questi soldi del PNRR. Hanno una scadenza importante. Non possiamo dire che la rete ferroviaria italiana, che tra l'altro ha un carico chiaramente anche di utilizzo molto alto, non è un asset infrastrutturale del paese importantissimo. Ma quello che state facendo, avete sottovalutato il problema, avete spostato soldi, ma anche spostato l'attenzione su uno dei principali aspetti che potevano aiutare l'economia italiana, ma in tutti i sensi, dall'economia turistica, dal trasporto delle persone, dall'economia del trasporto merci,
per chiaramente andare a aggiustare tutta una serie di finanziamenti ad altre opere per i vostri equilibri politici interni. Secondo me non è così che si amministra bene il Paese, e tra l'altro non è un fatto campanilistico del fatto che il Movimento 5 Stelle ha portato i soldi del PNRR. I soldi del PNRR sono di tutti. È un'occasione per l'Italia di riuscire a fare un salto di qualità nel trasporto ferroviario che questo Paese aspettava da anni. Io non condanno il fatto che non ci possono essere delle interruzioni e dei disagi, condanno il fatto che vi siete accorti che ci possono essere dei disagi, delle interruzioni che possono bloccare mezzo paese, già da quest'estate con gli incidenti in Calabria o il blocco della linea in Calabria, poi col caso emblematico del 2 ottobre, soltanto a ottobre del 2024. Quando voi siete arrivati al governo del Paese nel 2022 con la vostra prosopopea di essere quelli eletti dal popolo, come se gli altri governi non fossero stati eletti dal popolo, per fare le cose, il governo del fare, non avete fatto nulla in questa partita importantissima, che doveva essere la partita più importante. Abbiamo perso un anno a fare un decreto sul ponte e buttare soldi sul ponte, abbiamo perso un anno o un anno e mezzo a non occuparsi del fatto che la riorganizzazione dei lavori, sia in manutenzione ordinaria nella rete ferroviaria, sia quella straordinaria del PNRR, dovevano essere gestiti in maniera prioritaria. E per prioritario vuol dire che bisognava avere anche il coraggio di spostare investimenti in manutenzione ordinaria non indifferibili e urgenti più avanti, in modo da portare gli investimenti del PNRR senza rimodulare, come avete fatto nella rimodulazione del PNRR stesso, come opere prioritarie, proprio per fare, per esempio, un altro pezzo dell'alta velocità Salerno-Reggio Calabria, per chiudere tutti i nodi della partita tra la linea Bari-Roma, tra la linea appunto dell'attraversamento tra le due dorsali. Insomma, c'erano tantissimi bei progetti che rischiano e rischieranno di essere persi. Voi non lo dite ancora, ma io sospetto e spero che almeno abbiate il coraggio di fare questo report trimestrale, possiamo condividere, come è giusto, con il Parlamento, con la cittadinanza, con gli italiani, come sta andando, come vanno avanti questo tipo di stato d'avanzamento lavori. Quindi non posso ritenermi per nulla soddisfatto, e sono anche fortemente preoccupato dal fatto che state gestendo in questa modalità anche leggermente da incompetenti questo tema importantissimo del nostro Paese. Grazie onorevole. Saluto studentesse, studenti e docenti dell'Istituto Superiore Roberto Rossellini di Roma che assisterà ai nostri lavori dalle tribune. Passiamo all'interpellanza urgente numero 2457, presentata dai deputati Barzotti e Auriemma, che ha ad oggetto chiarimenti in merito ai maggiori costi previsti per il raddoppio ferroviario tra Mantova e Cremona, in considerazione della presenza di un progetto di autostrada regionale sulla medesima tratta. Chiedo alla deputata Barzotti se intende illustrare la sua interpellanza. Prego, onorevole. Grazie Presidente. L'interpellanza che sottoponiamo oggi al rappresentante del Governo è un'interpellanza fondamentale che riguarda una problematica enorme e annosa del territorio del sud della Lombardia. Cosa sta succedendo nel sud della Lombardia per quanto riguarda la fantomatica e quanto mai desiderata da parte del Movimento 5 Stelle mobilità sostenibile? È in corso di realizzazione il lotto 1 del raddoppio della linea Codogno-Cremona-Mantova e si è concluso a giugno del 2024 il procedimento di dibattito pubblico per la tratta Codogno-Cremona-Piadena. C'è una nota che del 23 dicembre 2020, nell'ambito dell'iter insomma, di realizzazione e perfezionamento di questo raddoppio, che noi abbiamo fortemente voluto e che grazie anche all'iniziativa che si è avuta durante i governi Conte 1 e 2 si è riusciti effettivamente a portare poi avanti, c'è una nota da parte della società Stradivari S.p.A. in cui la stessa inviava le proprie osservazioni al Ministro dell'Ambiente nell'ambito del procedimento della valutazione di impatto ambientale sul progetto definitivo del raddoppio della tratta Piadena-Mantova, prima fase funzionale, il raddoppio della linea ferroviaria Codogno-Cremona-Mantova, e nella quale si faceva rilevare che la progettazione definitiva di questo raddoppio ferroviario
non teneva conto della progettazione preliminare dell'autostrada regionale Cremona-Mantova e che pertanto si rendeva necessario adeguare detta progettazione al fine di compatibilizzare le due infrastrutture, riservandosi in caso contrario di richiedere la rivalsa per i maggiori costi sostenuti. Ebbene, quindi cosa succede? C'è una interferenza tra quello che è un'opera assolutamente sostenibile come quella del raddoppio ferroviario, sostenibile in termini sia finanziari ma anche in termini ambientali, come dovrebbe essere nell'ambito di un paese che futuro e che guarda all'ottica della sostenibilità ambientale, questo quanto mai importante in Lombardia, che è la regione che più soffre a livello italiano per quanto riguarda le problematiche ambientali ed è fatto notorio, lo sappiamo tutti, ed è gravissimo questo e non vediamo da questo punto di vista un'attenzione particolare del governo rispetto a questa problematica che dovrebbe essere la prima da affrontare. Cosa è successo? C'è quindi questa interferenza con il progetto autostradale, ma il progetto autostradale, quindi dell'autostrada Cremona-Mantova, è un progetto stravecchio, che non è mai stato sostenibile a livello ambientale, che non è mai stato sostenibile a livello finanziario. I costi sono lievitati, si parla addirittura di 1 miliardo per un'autostrada a 2 corsie per 60 chilometri, quindi evidentemente c'è un disequilibrio totale tra le due opere, ma comunque Stradivaria fa queste osservazioni che vengono raccolte, recepite dal Ministro dell'Ambiente, che a sua volta chiede ad RFI la rivisitazione del progetto di raddoppio ferroviario, tenendo appunto conto di questa interferenza autostradale. Ebbene, evidentemente tutto questo comporta ulteriori costi che noi riteniamo essere assolutamente inaccettabili e comunque di certo non possono essere posti a carico di RFI, dato che si tratta comunque di un progetto privato, quello dell'autostrada, per cui progetto in project financing. Quindi è evidente che vogliamo avere assolutamente conto di tutti i dati che riguardano queste interferenze, di quali opere siano oggetto di rivisitazione e che quindi di maggiori costi, di come verranno imputati i maggiori costi, di chi li pagherà appunto. E questo è un po' l'oggetto della nostra interpellanza. Mi aspetto che il governo su questo si ponga in un'ottica critica, onesta e trasparente, perché evidentemente stiamo parlando di tematiche importantissime che non solo riguardano la mobilità dei lavoratori, ma la mobilità di tutti i cittadini, e poi se guardiamo in un'ottica più ampia c'è appunto un'importantissima tematica di consumo di suolo e sostenibilità ambientale che non può essere trascurata. Grazie. Grazie onorevole. Il sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti, Tullio Ferrante, ha facoltà di rispondere. Prego. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il raddoppio della linea ferroviaria Codogno-Cremona-Mantova fa parte del programma regionale mobilità e trasporti della Regione Lombardia, nonché della intesa sulle strategie e sulle modalità per lo sviluppo del sistema ferroviario regionale passeggeri, del trasporto merci e degli standard qualitativi per l'interscambio modale sottoscritta tra RFI e Regione Lombardia a dicembre del 2016. L'intervento è suddiviso in due fasi. Per quanto attiene la prima fase funzionale Piadena-Mantova, il progetto definitivo è stato approvato con ordinanza della commissaria straordinaria nel dicembre del 2022. Questo ha recepito le integrazioni emerse nel corso dell'iter approvativo del progetto e della relativa conferenza di servizi, tra cui anche quelle riferite alle richieste di adeguamento al progetto autostradale Cremona-Mantova in relazione al maggiore stato di avanzamento progettuale e procedurale di quest'ultimo, il cui progetto definitivo è stato consegnato nel 2011. Nel corso della citata conferenza sono stati acquisiti i pareri di tutti i soggetti, compreso quello del concessionario autostradale.
Nell'ambito dell'iter di approvazione del progetto definitivo sono stati infatti analizzati i parallelismi e le interferenze mutue tra ferrovie e tra la ferrovia ed l'autostrada ed è emerso che la realizzazione delle due opere può avvenire in maniera indipendente. Si è pertanto condiviso di prevedere nell'ambito dell'intervento ferroviario la realizzazione di opere trasversali connesse alla ricucitura dell'assetto viario esistente, evitando ulteriori aggravi e riducendo, ove possibile, gli interventi anche al fine di ottimizzare l'uso del suolo. Alcune opere trasversali di tipo coordinato, tra cui ad esempio quelle previste per lo svincolo di Castellucchio, invece, verranno realizzate per fasi successive dai due soggetti attuatori e di cui importi rientrano nei rispettivi quadri economici. Per quanto attiene allo stato di avanzamento degli interventi su tale tratta, a luglio del 2023 è avvenuta l'aggiudicazione definitiva ed attualmente sono in corso gli interventi, la cui conclusione è prevista entro il 2026. Il costo dell'intervento complessivamente è pari a 824 milioni di euro, interamente finanziato, di cui 385 milioni di euro in quota PNRR. Per completezza di informazione in merito alla seconda fase Codogno-Piadena, rappresento che tale intervento di raddoppio è suddiviso in due lotti, la tratta Codogno-Cava-Tigozzi e la tratta Cremona-Piadena. Preciso che quest'ultima è parte del progetto di raddoppio ferroviario della specifica linea Mantova-Cremona, oggetto della richiesta delle deputate interroganti. L'iter dell'intervento ha visto lo svolgimento del dibattito pubblico che si è concluso nel marzo del corrente anno e nel successivo mese di aprile 2024 il coordinatore ha trasmesso la propria relazione conclusiva. Nel successivo mese di giugno RFI ha proceduto con il perfezionamento del dossier conclusivo ed ha avviato le interlocuzioni con gli enti territoriali al fine di procedere all'adeguamento del progetto di fattibilità tecnico-economica. Il completamento di tale progetto comporterà un incremento della capacità sulla tratta da 4 treni all'ora nei due sensi di marcia a 10 treni all'ora ed un potenziamento dei collegamenti regionali. Grazie. Grazie sottosegretario. La deputata Barzotti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interpellanza. Prego. Grazie Presidente, ma assolutamente non posso ritenermi soddisfatta rispetto a questa risposta. Presidente, i cittadini non hanno bisogno di sapere dal governo le informazioni che possono leggere dal sito di RFI in cui viene illustrato il progetto e quanto aumenterà la capacità e la velocità dei treni rispetto a queste tratte una volta ottenuto e perfezionato il raddoppio ferroviario. I cittadini vogliono sapere nel dettaglio qual è l'importo dovuto alle interferenze tra autostrada e raddoppio ferroviario. In particolare sapere per quale motivo un'autostrada, un progetto autostradale così vecchio che mai è stato sostenibile a livello finanziario e a livello ambientale e a cui ancora oggi ci chiediamo perché questi costi dell'autostrada sono lievitati, praticamente un'autostrada che non servirà a nulla perché si può andare benissimo a ragionare sulla riqualificazione della strada esistente e appunto poi puntare tutto su questo raddoppio e invece ci rendiamo conto che questo governo ancora una volta vuole caricare il costo sui cittadini rispetto ad opere private assolutamente inutili e che non sono nell'interesse di questo paese. Noi dovremmo puntare sul tibre ferroviario, dovremmo puntare appunto sulla mobilità sostenibile, non su opere vecchie e soprattutto non dovremmo sprecare denari pubblici per incentivare questo tipo di mobilità. Io veramente non posso ritenermi soddisfatta, pretendiamo che vi sia chiarezza di dettaglio, quindi dati aggiornati su tutto quello che sono le opere che sono dovute alla variante
relativa alle interferenze dell'autostrada rispetto al raddoppio ferroviario. Grazie. Grazie onorevole. Passiamo all'interpellanza urgente numero 2460 presentata dai deputati Barbagallo e Casu, che ad oggetto elementi in relazione alla procedura di vendita dell'azienda di servizi dell'aeroporto di Catania, anche al fine di evitare criticità nella gestione dello stesso scalo. Chiedo al deputato Barbagallo se intende illustrare la sua interpellanza. Prego onorevole. Grazie Presidente. Con decreto del Presidente della Regione Siciliana dell'11 gennaio 2023, il dottor Antonio Belcuore è stato nominato commissario straordinario della Camera di Commercio del Sud-Est Sicilia, con l'incarico specifico appunto di rinnovare gli organi della Camera di Commercio. Con determinazione numero 1, quindi la sua prima determinazione del 24 aprile 2024, dopo ben 5 mesi dall'11 dicembre 2023, che è la data in cui la Corte Costituzionale ha definitivamente fatto chiarezza sulla vicenda della Camera di Commercio e degli organi camerali di Catania, ha avviato le procedure di rinnovo. Dopo poco più di 30 giorni da quella delibera, che appunto avviava le procedure di rinnovo, ha con sua determina in autotutela ha revocato il procedimento e come dire, al momento dopo questo stop non sono stati avviati ulteriori procedimenti per giungere al rinnovo degli organi camerali. Come è noto, la Camera di Commercio del Sud-Est controlla con una maggioranza di oltre il 60% la SAC di Catania e Comiso, quindi la società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, ed ha conferito incarico sin dal maggio del 22 alla banca Mediobanca per procedere alla vendita della maggioranza delle quote detenute appunto da SAC S.p.A. Ad oggi, tuttavia, nonostante l'iter sia stato avviato da tempo, non è stato ancora pubblicato il bando di gara dopo oltre 2 anni dall'autorizzazione data dalla Giunta Camerale per le condizioni di gara necessarie per la vendita della maggioranza delle quote di SAC S.p.A. In particolare, nel dettaglio, a noi risulta che la Camera di Commercio del Sud-Est aveva stabilito 1 miliardo di euro come base d'asta, la gara a rilancio libero e l'inefficacia dal punto di vista delle quote di capitale, di eventuali aumenti del capitale stesso, non votati all'unanimità, ma soprattutto aveva indicato in 60 giorni il tempo necessario per la vendita delle quote. 60 giorni sono passati più di 2 anni. La situazione ad oggi appare molto confusa e si rincorrono voci sul fatto che tale ritardo sia motivato da interessi che vorrebbero far scendere il prezzo di vendita, indicato a suo tempo dal socio di maggioranza, per poterne indirizzare il percorso di privatizzazione su soggetti ben precisi. Si tratta di voci gravi, sì, a cui rifiutiamo di credere. Ma ci preoccupa che, guarda caso, a partire dal maggio del 2023, all'improvviso, lo standing e i servizi del sistema aeroportuale di Catania e di Comiso hanno manifestato un repentino e brusco deterioramento, difficile da spiegare, in considerazione del fatto che fino a pochi mesi prima la SAC era una realtà in crescita, anche se con margini di miglioramento e con buoni bilanci. Appare del tutto singolare il fatto che nel momento chiave di una privatizzazione miliardaria si sia scatenata una bufera vera e propria sul prodotto in vendita, nel silenzio, e questo è un altro aspetto che ci preoccupa molto e ci perprime molto, nel silenzio dei soci pubblici, perché ricordiamo che la SAC è partecipata dalla provincia di Siracusa, dalla città metropolitana di Catania, dal comune di Catania e dal comune di Comiso. Da ultimo, gli stessi soci pubblici assistono inerti anche all'aumento spropositato dei prezzi per i parcheggi, lievitati in pochissimo tempo del 20% e del 30% e con punte addirittura del 50% per i parcheggi relativi alla sosta breve. Uno studio recente prodotto da Parkvia, la nota piattaforma online che consente di prenotare servizi in più di 2.000 parcheggi aeroportuali in Europa, ha confermato le perplessità, le criticità che noi abbiamo evidenziato sulla qualità dei servizi dell'aeroporto di Catania, collocandolo addirittura al 13° posto tra gli aeroporti italiani.
lamentando ed evidenziando nello studio una serie di criticità che sono sotto gli occhi di tutti, come dal wifi gratuito che manca, ai lunghi tempi di accesso agli imbarchi, ai conseguenti giudizi negativi e anche alle contestazioni che sono state fatte dall'ANAC sul livello e sulla correttezza delle gare. A proposito, SAC è stata interessata da un richiamo dell'ANAC a seguito della segnalazione di presunte irregolarità nella procedura di gara indetta lo scorso anno, il 23 gennaio 2023, per l'affidamento per la durata di 36 mesi del servizio di manutenzione ordinaria di riqualifica della segnaletica per l'importo complessivo di 1 milione di euro, aggiudicata mesi dopo il 19 aprile del 23. A nostro avviso viene spontaneo chiedersi se vi sia un legame tra i ritardi riscontrati nel mancato rinnovo degli organi della Camera di Commercio del sud-est della Sicilia e quelli connessi alla pubblicazione del bando di gara per la vendita delle quote di SAC, poiché il controllo della Camera di Commercio